Ai casi Cancellieri, Alfano, che in questi mesi hanno agitato il governo, ora si aggiunge anche il caso De Girolamo. Secondo lei su questa questione il PD sta agendo bene o è troppo timido? Allora, il tema è tutto in capo al primo ministro Letta. Noi abbiamo visto atteggiamenti diversi, molto severi, con coloro i quali, come Josefa Idem, per esempio, ha semplicemente dimenticato di pagare una tassa, rispetto invece ad atteggiamenti molto, molto più morbidi, disponibili, rispetto per esempio ultimamente a Cancellieri, prima ad Alfano. Forse la stessa cosa si verificherà con De Girolamo. E questo vuol dire che per certi aspetti c'è ancora un eccesso di timore quando le questioni riguardano la parte politica che non è la propria, ma che è quella, diciamo, dell'avversario storico, Cioè lei che dice che Letta siamo noi. tutela di più NCD di quanto tutela il PD? È fuori discussione, mi pare evidente, probabilmente perché proprio in casa propria è capace delle scelte più dure, in casa d'altri va con i piedi di piombo e spera invece che siano gli altri ad avere la dignità sufficiente a doversi e a volersi dimettere. E di fronte a questa cosa però cosa deve fare il PD? Cioè se De Girolamo rifiutasse di fare un passo indietro, anche il caso Alfano tutto sommato è ancora aperto, si può mettere a rischio il governo chiedendo esplicitamente andarsene, magari proponendo una sfiducia un domani? Questo è il dilemma, no? Questo è il dilemma perché se qualcuno pone all'evidenza il fatto che la propria testa, insomma, il proprio ruolo vale il governo, è evidente che ti metti in una condizione di difficoltà. Però a questo punto io mi chiedo, e quanto può valere una persona che antepone se stessa rispetto alla credibilità della politica? Questa è la domanda. Per Cancellieri Letta ci mise la faccia esplicitamente, venne all'assemblea dei gruppi del PD chiedendo di non sfiduciare Cancellieri. Se questa situazione si riproponesse, il PD questa volta dovrebbe disubbidire anche a Letta. Non ne abbiamo parlato stasera, spero che non si riproponga. Abbiamo avuto Berlusconi che per 6 mesi abbiamo parlato praticamente solo di lui e dei suoi problemi giudiziari. Adesso cerchiamo di non fare la stessa cosa con Dizio, Caio e Sempronio. Insomma, basta, no? È il momento, credo, per tutti, semplicemente di lavorare per l'Italia.